Cuori nerazzurri, un buon pomeriggio da Roberto Scarpini, collegati con lo Stadio Olimpico di Torino, con lo Stadio Olimpico Grande Torino, per Torino Inter, 27esima tappa del campionato 2021. Inter che non avrà in panchina Antonio Conte squalificato, al suo posto Cristian Stellini. Sceglie Samir, che vuole il campo di là, e quindi tutto è pronto. Inizia in questo momento il match. Briscola scappa veloce fino all'area di rigore, allarga per Perisic che va all'uno contro uno con Vojvoda. Cross calibrato! Il colpo di testa quasi a colpo sicuro di Lautaro. Palla dentro, il colpo di testa da parte di De Vrij, con la palla che va alta sopra la traversa. Azione questo calcio di punizione con Verdi che la mette sul secondo palo. Il pallone salvato in maniera incredibile da Lukaku. Palla rimpallata, recuperata da Verdi. Attenzione che prova ad andare da solo. Verdi carica il sinistro, è un passaggio di fatto a Samir, ma dobbiamo considerarlo un tiro perché era nello specchio della porta. Si va a scaldare Bonazzoli, inizia in questo momento il secondo tempo. Forza ragazzi. Parte la traiettoria di Brozzo, palla dentro, colpo di testa di Skriniar che allarga troppo. Da Brozzo per Hakimi, attenzione, dobbiamo trovare una giocata veloce. Palla dentro, Gagliardini di testa, arriva in terzo tempo, schiaccia cercando l'angolo e allarga troppo. Hakimi in corsia per Barella, inseguito da Bremer. Prova a passare, gioco di gambe, buona la giocata per Eriksen, dai e vai, Lautaro Lukaku, azione confusa, atterramento in area, calcio di rigore, il fallo su Lautaro ed è calcio di rigore. Parte Lukaku, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, Lukaku, Inter in vantaggio al minuto 16. Skriniar che può arrivare al limite dell'area, cerca dentro Lautaro, il cross a rimorchio, Hakimi, salvataggio di Sirigu. Parte la traiettoria, palla dentro, attenzione, pericolo, una mischia, c'è il gol del Toro, il pareggio del Toro in mischia con i nostri che protestano, non ho capito perché. Il Toro in mischia al primo calcio d'angolo, fa 1-1 al minuto 25. Sanchez che parte con un dribbling, tocca per Lautaro, palla che rimane lì, Lukaku, attenzione, il pallone toccato in calcio d'angolo, corner numero 8, Hakimi per Sanchez, il cross al centro a cercare Lautaro, colpo di testa, gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Toro, in controtempo di testa, mette il pallone nell'angolo, bellissimo! Mancano 20 secondi, l'ultima azione con Ansaldi che la mette dentro, il colpo di testa di Izzo che taglia l'area di rigore e va oltre la linea di fondo. E finisce così, con l'Inter che espugna lo Stadio Olimpico Grande Torino con una vittoria importantissima. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hi, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Ehi! No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.